Ma ciao a tutti! Avete presente il calcio? Oggi un altro video su questo sport, yeah! Che mostra sia momenti rispettabili che non. Infatti a volte ci ritroviamo a guardare scene alquanto strane di giocatori che non hanno la minima idea di cosa sia il rispetto o il gioco corretto. Prima di cominciare, date una piccola occhiata alla pagina di gaming ufficiale del canale per altre top e ricordatevi di iscrivervi. Lasciate un bel mi piace anche qua e cominciamo! Numero 1. Tutti certamente ricordiamo l'incredibile sfida tra Francia e Italia nel 2006. Una partita assurda che ha visto l'Italia uscire vincitrice grazie ai rigori con un bel 5-3. Ma non fu solo quello il momento più bello. Ci fu la nascita di un meme che per un intero anno ha segnato intere generazioni. La famosa testata di Zidane. Da cui nacque pure una canzone per cellulare molto divertente. Numero 2. Ronaldo di sicuro è un giocatore molto carismatico che in più di un'occasione è riuscito ad avere anche il rispetto dei giocatori avversari, ma è comunque un giocatore di calcio e come tale ha anche lui dei momenti di rabbia esagerati e nella sua lunga carriera qualche scorrettezza l'ha commessa, come in un famosissimo caso dove Samuel Umtiti lo aveva buttato a terra, ma l'arbitro gli aveva dato il giallo per simulazione, infatti era proprio ciò. Ma Ronaldo non ci stava e ha dato una spinta proprio all'arbitro. Il secondo giallo gli era costato la squalifica dalla partita perché ne aveva già ricevuto uno per esultanza, visto che si era tolto anche la maglietta in quell'occasione. Numero 3. Nel secondo tempo tra Real Madrid-Barcellona nel 2012, gara valida per l'andata dei quarti di finale di Coppa del Re, Pepe aveva pestato di proposito la mano di Lionel Messi, che era a terra dopo aver subito un brutto fallo. Insomma, un gesto davvero poco sportivo, e a quanto pare per Pepe non è stato il primo del genere. Numero 4. Elizabeth Lambert. Non parlo di una sorella di Adam Lambert, il cantante, ma di una giocatrice di calcio considerata tra le più cattive mai viste. Tra il tirare i capelli alle altre e dare fortissime gomitate sulla schiena ne abbiamo di ogni genere. Le scivolate violente sono all'ordine del giorno e a quanto pare nonostante le espulsioni varie non ha mai imparato la lezione. Se siete interessati gioca nella squadra dell'Università di Nuovo Messico e provate a dirle che il calcio è uno sport solo da maschi. Numero 5. Nel derby del Merseyside, Roberto Firmino e Mason Holgate sono venuti a contatto. Ma non con un contatto gentile e amichevole, un qualcosa di molto più violento. Il difensore dell'Under 21 inglese ha spinto contro i cartelloni pubblicitari l'attaccante brasiliano, facendolo finire in mezzo al pubblico. Immaginate che spinta! Subito dopo si è arrivati alle parole, momento in cui l'attaccante del Liverpool avrebbe anche detto qualche cosa di molto razzista. Ma su questo non siamo sicuri al 100%. Chissà quanta rabbia aveva repressa quell'Holgate. Numero 6. Durante una partita tra Barcellona e Real Madrid, quest'ultima aveva vinto 2-0, ma prima era successa una cosa davvero poco rispettosa tra Sergio Ramos e Messi. Il calciatore del Barcellona voleva fare una veloce rimessa, così ha chiesto il pallone che in quel momento era da Sergio Ramos. Quest'ultimo, in modo poco simpatico, ha fatto finta di dargliela per poi buttargliela dietro. A questo punto Messi ha sparato una parolaccia che non posso dire, ma che troverete semplicemente cercando su internet. Sicuramente è stato un gesto poco amichevole e penso di essere d'accordo con Messi questa volta perché non aveva fatto nulla di male. Numero 7. Questa volta abbiamo il video di una donna che sicuramente non ha capito cosa sia il rispetto e nemmeno cosa voglia dire essere maturi. Durante una partita di baseball la palla era finita sugli spalti e una bambina era riuscita a prenderla. Ma questa tizia, in modo poco amichevole e violento, gliel'ha rubata dalle mani e ha pure battuto il 5 ai suoi amici seduti. Non ho parole, come diavolo si fa a fare una cosa del genere? Magari quella bambina non ricapiterà mai più di ricevere una palla così. Numero 8. L'avevamo visto in un video precedente e penso sia giusto menzionarlo anche qua. Diego Carlos durante una partita aveva preso contro Tony Chapron, l'arbitro della partita. Il problema è che quest'ultimo non l'aveva presa benissimo e in modo molto alla Final Fantasy 13 gli ha tirato uno sgambetto. Fortunatamente non è successo niente al giocatore che ovviamente ci è andato contro per sbaglio e non poteva farci niente. Numero 10. Ancora altre due incredibili cose riguardanti Cristiano Ronaldo.
Sempre con le partite contro il Barcellona ha avuto dei problemi. Nella prima possiamo vedere il portiere avversario che gli blocca la strada con il braccio facendogli uno sgambetto. Beh, uno sgambetto di braccio chiamiamolo. E questa volta diamo ragione a Cristiano. Nella seconda invece Dani Alves, non capisco per quale motivo, se per sbaglio o meno, ha tirato un calcetto da niente. A questo punto la situazione si fa molto strana. Ronaldo reagisce in modo a dir poco esagerato secondo moltissimi. Voi che dite? Numero 11. Questa è stata una vicenda controversa. Eden Hazard ha colpito un raccattapalle durante una partita ed è stato squalificato con il rosso. In un'intervista ha detto di aver parlato con l'uomo e avergli chiesto scusa e che lo aveva fatto pensando di colpire la palla. Il raccattapalle, d'altro canto, aveva scritto sui social prima di iniziare la partita che avrebbe fatto di tutto per prendere tempo e far perdere la squadra che a lui, ecco, non piaceva. Quindi come dobbiamo vedere questa vicenda? Voi che ne pensate? Davvero Eden voleva solo colpire una palla? Numero 12. Come avevo detto prima, il famoso calciatore Pepe non è nuovo ad azioni un pochino esagerate? Diciamo che non solo gli piace calciare la palla, ma pure i giocatori, come in una famosissima partita dove era stato espulso per 10 partite a causa di un gesto estremo. Dare un calcio a un giocatore dopo che quest'ultimo era a terra. Sì, l'aveva fatto apposta. Non ci sono scuse per un'azione del genere e ha fatto molto altro in quella partita. Numero 13. Durante una partita tra Australia e Arabia Saudita, molti anni fa, è successo un fatto che ha diviso tanti tifosi nel mondo di quest'ultima squadra. Gli australiani prima della partita volevano ricordare le vittime di un attacco terroristico avvenuto a Londra nel 2017, dove alcune persone avevano perso la vita, un evento che sconvolse il mondo. Così si sono messi tutti insieme e hanno fatto un minuto di silenzio, e ovviamente anche il pubblico era d'accordo, tranne l'Arabia Saudita. Non si sa per quale motivo, ma hanno snobbato questa cosa. Giocavano a passarsi la palla o addirittura a parlare tra di loro mentre aspettavano. Questo ha diviso i tifosi in tutto il mondo, perché alcuni, nonostante tutto, avevano scritto dei Twitter dove dicevano che fare un minuto di silenzio non è necessario per commemorare delle persone. E quindi la parola sta a voi, che mi dite? Con questo concludiamo. Ricordatevi però che non è soltanto il calcio l'unico sport dove a volte ci sono delle scorrettezze. Tutti gli sport nel mondo hanno i loro lati negativi. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce e orario diversissimo, come sempre.